Sindaci, deputazione nazionale e regionale, dirigenza ASP, sigle sindacali, rappresentanti dei comitati civici, personale sanitario e cittadini comuni, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, al sindaco Bruno Mancuso, al suo vice Pedalà e agli assessori Fazio e Barbuzza, alla seduta straordinaria e aperta del civico consesso che si è tenuta venerdì 15 marzo al Castello Gallego per discutere del futuro dell'ospedale cittadino. Servizi ridotti al lumicino, punto nascita chiuso dal 2019, carenze strutturali e di personale, la convenzione con un soggetto privato, i temi affrontati nel corso della seduta, durata oltre 3 ore tra vari interventi. Non sono mancati momenti di tensione tra chi punta il dito cercando a ritroso responsabilità e chi chiede a gran voce di ripristinare e garantire il servizio e il diritto alla salute. Diciamo che avremmo sperato di fare un consiglio comunale aperto prima che venisse pubblicato il bando per il partner esterno che dovrà supportare questo ospedale per alcuni servizi. Purtroppo i tempi si sono dilatati e ancora una volta il Comune di Sant'Agata, l'amministrazione, la governance, chi rappresenta questi cittadini, non ha messo al primo posto, come era giusto che fosse, questo problema, questo tema dell'ospedale. Oggi siamo qua però non per cercare le responsabilità che sono chiare. Ci sono due figure che sono il sindaco Mancuso e l'onorevole Grasso, che sono anni che tranquillizzano tutti, no? E che hanno contribuito con la loro inerzia a portare l'ospedale in una condizione d'assoluta precarietà. È quasi chiuso, funziona pochissimo anche il pronto soccorso. Oggi abbiamo un manager, il dottor Cucci, che proprio ieri ha superato il vaglio della prima commissione e per i prossimi 4 anni rappresenterà la governance, il vertice dell'ASP di Messina, e quindi avrà tutto il tempo di programmare una soluzione per mantenere questo presidio. È un argomento importantissimo, fondamentale. L'ospedale di Sant'Agata è stato negli anni fortemente penalizzato, sono state chiuse una serie di reparti tra cui ginecologia, ostetricia, ortopedia, i servizi di otorrinolaringoiatria, il servizio di gastroenterologia, e oggi vive un forte momento di affanno, vi è una grossa carenza a livello di pronto soccorso, vi sono solo 9 medici su 15, la cardiologia è dotata di soli 2 sanitari e gli anestesisti sono solo in 3. Diciamo che è un momento molto critico per l'ospedale. Noi abbiamo avuto un incontro con il nuovo direttore generale, il dottore Giuseppe Cucci, che ha voluto un incontro con gli operatori, con i responsabili di reparto e con i sindaci del territorio. Diciamo, è stato molto disponibile a trovare soluzioni rispetto alle difficoltà del presidio ospedaliero e ha istituito un tavolo tecnico permanente che possa consentire di affrontare un po' meglio le problematiche dell'ospedale.